Ciao Pacervittins, in questo video voglio mostrarvi come ho realizzato questo bellissimo tappeto, perché sì, diventerà un tappeto, io lo sto continuando, quindi è un lavoro che potete continuare man mano nel tempo. Per realizzarlo avremo sicuramente bisogno dei nostri amatissimi jelly roll, le nostre caramelle, in qualsiasi colore, in qualsiasi fantasia, bianco, nero con un po' di colore in mezzo. Io ovviamente l'ho fatto tutto tulle perché è la mia, penso, artista preferita. E, che altro dire? Iniziamo. Per iniziare abbiamo bisogno di tre strisce. Allora, tre colori diversi che facciano contrasto l'uno con l'altro. Della prima striscia, ovviamente il jelly roll è da 2 inch e mezzo, mantengo tutta l'altezza del tessuto americano. Dalla seconda striscia tolgo via 5 inch, dalla terza striscia tolgo via 10 inch, per cui saranno a scalare. Mi piazzo la striscia più lunga al centro. L'ho piegata a metà per il lato lungo, quindi l'ho stirata piegata prima a metà e dopodiché ho riportato i due lati lunghi verso il centro in modo tale da rifinire tutti i margini. Questo lavoro lo andremo a fare per tutte le strisce che useremo. Quindi prendo la striscia più lunga e le altre due le metto una davanti e una dietro, indifferentemente quale davanti e quale dietro. L'importante è che abbiano la piega tutte nello stesso verso, per cui di qua sono intere, di qua sono tutte e tre aperte. Vado ad unirla a macchina con una cucitura dritta. Ecco, così sono unite. Per cui mi aiuto con la macchina da cucire, posiziono la parte iniziale della mia treccia e sotto il piedino e abbasso l'ago, in questo modo mi starà ferma. Inizio ad intrecciare. Deve essere un intreccio piuttosto morbido. Il segreto è proprio trovare la giusta misura della treccia. Ok, a questo punto mi alzo e vado a iniziare a intrecciarlo andando in senso orario, quindi vado avanti e man mano mi curvo leggermente verso sinistra. Per iniziare a dare la forma circolare. Se avete un peso o qualcosa da mettere sopra, vi aiuta sicuramente. Vedete che mantengo sempre la stessa distanza tra una ciocca, chiamiamole così, e l'altra. Procediamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del tessuto. Arrivata alla fine del primo tessuto, vado a fissare con un punto lungo dritto la fine della treccia. Questa cucitura deve essere momentanea. Quindi andiamo al ferro da stiro. Fissiamo inizialmente la treccia piatta. Io l'ho già posizionata più o meno in senso circolare. Dopodiché iniziamo a dargli forma. Quindi nascondo l'inizio sotto il primo giro, che sarà quello un po' più morbido. E attorciglio in senso orario il resto della treccia. Quindi
A questo punto iniziamo a stirarla in modo tale che stia piatta. L'inizio è la parte un pochino più complessa. Man mano che procediamo, la treccia curverà praticamente da sola e starà decisamente più piatta rispetto al centro. Una volta stirato in posizione, ritorniamo alla macchina da cucire. Per andare ad unire la treccia utilizzo un punto zigzag che deve essere abbastanza lungo e abbastanza largo. Io ad esempio utilizzo il 4 di lunghezza e il 4 di larghezza, perché deve andare a prendere da una parte e l'altra della treccia. E procederemo così per tutta la lunghezza. Saldo proprio due punti all'inizio per tenere fermo. Potete alzare il piedino ogni volta che girate. Il segreto per non far venire conico il nostro lavoro è quello di spingere la parte della treccia che stiamo cucendo, quindi quella che proprio va sotto l'ago, ed allentare un pochino la treccia più larga. Tengo sempre con entrambe le mani il lavoro piatto. Quando arrivo alla fine della treccia faccio un punto di saldatura. Questa è la fine della prima fase del nostro tappeto. Quindi la cucitura zigzag tiene unita la treccia. Questo è il dietro, dove abbiamo anche la cimosa. Come fare per andare avanti? Semplicissimo. Allora, utilizzo quest'altro tappeto. Taglio la parte di cimosa di ogni nastro. Mi sono già andata a preparare tre altre strisce, sempre già stirate. Questa volta però non le ho scalate, quindi ho ottenuto tutta l'altezza del tessuto. Sono tutte e tre uguali, perché ovviamente già qua sono in scala. Utilizzo una colla per tessuti che è riposizionabile. Vado ad aprire i margini della striscia di tessuto e vado a spalmare la colla sulla fine. Quindi prendo un'altra striscia, posiziono dritto contro rovescio e le incollo assieme. Prima a margini aperti e poi man mano chiudo tutto. Questo è il risultato finale. Non vi preoccupate, anche se la colla è momentanea, adesso andremo a cucire insieme l'intreccio, per cui non si staccherà. Ho ripetuto questa operazione sulle altre due strisce di tessuto. Il risultato è questo. Quindi non faccio altro che tornare alla fine della mia treccia e continuare ad intrecciare. Una volta che avrò terminato anche questi tessuti qua,
Scioglierò l'imbastitura che ho fatto e continuerò col punto zigzag per unire la treccia al resto del lavoro. Alla fine mi resteranno le cimose che nasconderò sotto l'ultimo giro della treccia. Ricapitoliamo quindi i materiali di cui abbiamo bisogno. Innanzitutto fondamentali i jelly roll. Perché? Perché sono comodi, si trovano già pronti, noi ne abbiamo anche diversi sul sito, divisi per collezione, per fantasia, per come ci piace a noi. Esistono anche quelli proprio delle collezioni di moda, come questo. Di quante strisce deve essere formato il jelly roll? Allora, dipende un po' dal lavoro che abbiamo da fare. Io ad esempio qui ho un diametro di 42 cm e ho usato 8 trecce, quindi un jelly roll dovrebbe essere da 24 strisce, 3 per ogni treccia ovviamente. Si può andare avanti all'infinito, quindi posso fare un lavoro più piccolo, oppure, come in questo caso, io voglio fare un bel tappeto grande e quindi continuerò con le strisce anche della stessa collezione. Secondo materiale di cui abbiamo bisogno è la colla. Questa qui è della Prim, è riposizionabile, si può usare per tantissimi lavori. Ha un colore giallo fluo, per cui se la spalmate si vede benissimo e va via con l'acqua. Esistono anche le ricariche per questa colla qui. E ovviamente non può mancare Aurifil, il nostro filo preferito. Questo è il progetto, spero che vi sia piaciuto. Non vedo l'ora di vedere le vostre creazioni e i vostri abbinamenti. A presto!